Ormai prossima la data fatidica, si tratta infatti dell'11 novembre, che segnerà a Quarrata l'adozione integrale, cioè per tutto il territorio del comune, della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Come ricorda l'amministrazione della città del Mobile, ampiamente comunicato alla cittadinanza tramite una campagna informativa avviata a metà settembre. Il passaggio comunque non sarà istantaneo, essendo stato previsto un periodo per così dire di transizione. Comune CIS, che gestisce per il Quarratino il servizio di smaltimento rifiuti, hanno fatto il punto delle operazioni di preparazione al cambiamento, che non è di poco conto a partire dalle consolidate abitudini dei residenti. A oggi è in corso la distribuzione a domicilio dei kit di raccolta, bidoncini per l'organico, per il vetro, per il residuo, il cestone per carta cartone con pieghevoli, ecco calendari che informano di quando e cosa lasciare fuori casa. Gli addetti stanno dunque effettuando le consegne domiciliari che però per l'alto numero delle stesse e il vasto territorio interessato sono in ritardo in diverse frazioni e segnatamente a Barba, Caserana, Ferruccia e in alcune vie collinari, oltre che a altri punti della stessa città. Per questo, in attesa che il funzionamento del nuovo servizio sia completamente a regime, saranno mantenuti i cassonetti in strada per un periodo appunto di transizione, soprattutto dove si registrano questi ritardi. Sui cassonetti stessi poi saranno affissi avvisi che indicano la data nei quali saranno definitivamente rimossi. Si tratta, ha commentato il primo cittadino Marco Mazzanti, di un importante cambiamento che porterà dei grossi vantaggi per la città in termini ambientali e di decoro urbano, aggiungendo che tutti sicuramente avranno bisogno di una fase transitoria iniziale per abituarsi alla novità. Compito che si assumono dunque amministrazione CIS è di aiutare i cittadini nel passaggio, rimanendo a disposizione per fornire indicazioni e chiarimenti, e cercando di ridurre al minimo eventuali disagi.